16 anni fa il mio ministro provinciale mi ha chiesto delle idee per la nuova evangelizzazione in Emilia-Romagna. Io ero stato per 7 anni a Sassuolo e avevo visto il Festival della Filosofia, un evento molto importante e molto bello, e quindi ho lanciato l'idea al mio ministro di un festival francescano. Il mio ministro ha accolto immediatamente con entusiasmo questa idea e mi ha chiesto di lavorarci e per metterlo in piedi. I primi anni in particolare mi tremavano le gambe perché c'erano da trovare decine di relatori, c'erano da trovare artisti, mettere in piedi mostre d'arte, attività didattiche per i bambini. C'era soprattutto da trovare tanti sponsor, quindi tanti soldi. Allora ho fatto con il Signore un patto. Gli ho detto: Signore, se questo progetto è nei tuoi piani, fai in modo che funzioni. Se non è nei tuoi piani, fa sì che fallisca immediatamente. Domenica prossima sentiremo nelle letture parlare di un tema particolare, molto importante, che è la profezia. Ognuno di noi, il giorno del battesimo, è stato unto re, sacerdote e profeta. Cosa vuol dire che siamo profeti? Che cosa siamo chiamati a fare? Siamo chiamati a cercare di comprendere qual è la volontà del Signore, metterla in pratica prima di tutto, ma anche annunciarla ai nostri fratelli. Nella prima lettura sentiremo che siamo inviati a un popolo dalla dura cervice. Anche oggi siamo invitati a annunciare la volontà del Signore a persone che non hanno molta voglia di ascoltare qual è la volontà del Signore, hanno ancora meno voglia di metterla in pratica. Noi però non dobbiamo demordere e dobbiamo portare avanti questa missione così importante. Nella seconda lettura, dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo, sentiremo che non dobbiamo neanche temere per i nostri limiti personali. Ognuno di noi si sente inadeguato a questa missione. Il Signore non sceglie le persone più capaci, le persone più dotate, le persone più preparate. Sceglie ognuno di noi. Perché? Perché sia evidente che quello che diciamo, che quello che facciamo, non è farina del nostro sacco. Nel brano del Vangelo poi veniamo messi in guardia da un'altra limitazione che incontreremo sul nostro cammino. Le persone che meno ci ascolteranno, che meno riconosceranno quello che facciamo, sono proprio i nostri familiari, sono le persone con cui viviamo quotidianamente. Anche qui non dobbiamo abbatterci, non dobbiamo demordere, perché la nostra missione abbraccia il mondo intero. Ecco, per essere dei bravi profeti è necessario frequentare spesso la parola di Dio, cercare di leggerla, di meditarla, di studiarla, di pregarci su. È lì che comprendiamo che cosa il Signore vuole dire al mondo oggi. All'inizio vi ho parlato del Festival Francescano, anche quest'anno si svolgerà l'ultimo weekend di settembre in Piazza Maggiore a Bologna. La cosa migliore che sono riuscito a fare in questi anni, di cui vado realmente fiero, è stata quella di mettere in mano ad altri questa iniziativa. Già da 7 anni c'è un nuovo direttore, ci sono altre persone che portano avanti questo progetto in maniera molto migliore di quanto avessi potuto fare io. Ecco, questa settimana chiediamo al Signore allora
la capacità di essere dei bravi profeti, di essere capaci di comprendere qual è la sua volontà e quella di annunciarla agli altri. Vi auguro pace e bene e buona domenica.